Qualche esercizietto su queste ultime parti del corso. Allora, una qualitativa. Allora, stiamo sull'ultimo argomento fatto. Supponiamo che abbia un conduttore che ha una certa estensione, quindi abbiamo questa regione. E noi abbiamo quindi una corrente elettrica diretta in questa direzione, una certa intensità I. Lo mettiamo nel campo magnetico, lo mettiamo nel campo magnetico diretto verso di noi, e a un certo punto, dopo un po', cioè quando stiamo, da un po', scusate, subito appena scorre questa intensità, ci rendiamo conto che in realtà da questo lato, dal lato giù, diciamo, il nostro conduttore tende a essere prevalentemente negativo, mentre sopra tende, mentre il resto tende a essere positivo, diciamo. Come la interpretiamo questa cosa? Allora, la interpretiamo qualitativamente osservando che, allora, se ho una carica positiva che va in questa direzione, questa mi dà un contributo, questa dunque, allora, se questo è il verso che noi stabiliamo per l'intensità positivo, I maggiore di 0, mentre questo è il verso negativo, I minore di 0, quindi ci siamo messi d'accordo così, convenzionale ovviamente, si decide, ci si mette d'accordo. Allora, questo che significa? Dunque, l'intensità può essere fatta sia da cariche positive che da cariche negative, anzi più è facile che si spostino gli elettroni. Anche se vedremo più avanti che in realtà la conduzione sia da cariche negative che da cariche positive in un metallo. Allora, le ragioni sono sofisticate, le vedremo più avanti. Comunque, resta il fatto che io posso avere, se ho una carica positiva, se ho delle cariche positive che si spostano in questa direzione, io prendo una superficie, diciamo la sezione del conduttore. Quindi queste cariche avranno una loro densità, quindi un certo numero di cariche al metro cubo, diciamo, lo chiamo N, N più, numero di cariche al metro cubo, e le moltiplico per la carica, valore assoluto della carica elementare, quindi diciamo l'elettrone, se non l'elettrone, il protone, insomma, le moltiplico per questa. E questa roba qui è la densità di carica, quindi questo è il numero di cariche al metro cubo, questa è la carica di ciascuna carica e questa è la quantità di carica al metro cubo. Quindi queste mi fanno, sostanzialmente queste cariche positive nel nostro conduttore mi fanno una densità di carica positiva che però si sta spostando con una certa velocità in questa direzione. Quindi abbiamo ρ per V, che significa un vettore densità di flusso. Quando il vettore densità di flusso, diciamo, lo moltiplico per la superficie via il segno di vettore, ottengo la nostra intensità. E come sarà l'intensità? Che segno avrà? Siccome la velocità delle cariche positive sta spostando in qua, avrà un segno maggiore di 0. Come faccio a certificarlo? Beh, diciamo che se questo cavo connette questi due oggetti, questi due secchi pieni di cariche, prima avevo un secchio pieno di cariche positive qui e questo è vuoto, dopo un po' questo si ritrova pieno di cariche positive e questo invece sarà vuoto. Quindi ho avuto sostanzialmente un passaggio di carica positiva da questa zona a questa, il che mi dice che l'intensità è andata in qua. D'altra parte, se si spostano le cariche negative, però facciamo che si sposti in una direzione opposta. Quindi si spostano cariche negative in questa direzione, prima c'ho cariche negative qui, queste cominciano a spostarsi tutte in questa direzione e alla fine c'ho cariche negative in qua. L'effetto è che questo qui alla fine, quindi qui più niente, è che questo è diventato più positivo di prima. Nel senso che qui, per esempio, nell'esempio che ho fatto a sinistra, prima qui c'erano 10 coulomb all'inizio e qui 0. Alla fine qui 0 e qui più 10 coulomb. Qui prima c'ho meno 10 coulomb all'inizio e qui 0. Alla fine qui c'ho meno 10 coulomb e
e qui 0. Allora vedete che questo ha acquistato 10 coulomb di carica positiva, per dir così, perché è passato dal valore meno 10 al valore 0. Quindi in realtà è successa la stessa cosa che stava succedendo prima, cioè la carica di questo è aumentata, in senso ovviamente con segno positivo o negativo, quindi aumentare significa diventare più positivo, diminuire significa diventare più negativo, questa è cresciuta di più 10 coulomb e questa è diminuita di 10 coulomb, quello che era successo anche qui. Quindi vedete che in realtà queste cariche negative che fluiscono verso sinistra equivalgono a un'intensità positiva. Quindi noi abbiamo la nostra intensità positiva, può essere data da cariche positive che vanno in questa direzione o da cariche negative che vanno in questa, l'effetto è lo stesso, identico. Allora, adesso abbiamo detto ci mettiamo il campo magnetico, che fa il campo magnetico? Il campo magnetico lo deflette, come lo deflette? Q, V vettor B. La carica positiva, abbiamo deciso il campo magnetico è diretto in qua, applichiamo la regola della mano destra, il pollice va con V, l'indice va con B, quindi la forza che ne risulta, il prodotto vettore FB, è diretto verso il basso. Facciamo lo stesso scherzo con questa. Adesso attenzione che cambia il segno della carica perché diventa negativa, però cambia anche il segno della velocità. Due cambiamenti di segno, la forza sempre diretta in qua. Questa la chiamo FB più, questa la chiamo FB meno. Sono dirette tutte e due in qua. Allora, se supponiamo di avere un conduttore in cui si spostano cariche positive in questa direzione, e poi supponiamo di averne uno in cui invece si spostano cariche negative nella direzione opposta. La corrente è sempre la stessa e questo dal punto di vista della corrente elettrica non possiamo distinguere, cioè quello che succede è che tutto quello che sta di qua diventerà sempre più positivo, tutto quello che sta di qua diventerà sempre più negativo perché sto ciucciando via cariche positive da questa zona e le sto portando di qua. Qui è lo stesso, tutto ciò che sta di qua diventerà sempre meno positivo, se volete sempre più negativo, e tutto ciò che sta di qua diventerà sempre più negativo, se volete sempre meno positivo, perché sto, quale che sia la quantità di carica qui, sto togliendo cariche negative e quindi questo me lo ritrovo più positivo. Quindi dal punto di vista delle misure di intensità elettrica uno non distingue mai. Però quello che noto è che in questo caso io vedo accumularsi qui cariche positive. In questo caso qui vedo accumularsi sul lato basso, diciamo, vedo accumularsi cariche negative perché ricordate, se agisce il campo magnetico, vedete, deflette in entrambi i casi verso il basso, quindi queste avranno traiettorie di questo tipo e anche queste avranno traiettorie di questo tipo, circolare. Allora, e quello che ho fatto prima, quello precedente, sono, come ho detto, esempi, si chiama effetto Hall per la precisione, io lo considero un esempio, non è programma d'esame, è un esercizio come un altro, insomma, tanto per fare esercizio. È un esercizio, eppure questo qui, supponiamo di avere, siamo sul piano XY, a ogni unità intera, questo è 1, 2, 3, 1, 2, questo era comparso su uno scritto d'esame se non sbaglio, ogni unità intera io ho un cavo elettrico che viene verso di me dappertutto, su tutto il piano, domanda, ho un quadrato, il baricentro del quadrato, il centro geometrico del quadrato sta nell'origine. La lunghezza dei lati del quadrato è 3.2. Questo significa che è abbastanza grande da includere quanti cavi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E in ognuno di questi cavi scorre una corrente di 0.1 A, 100 mA. Quanto vale la circuitazione? Questo lo chiamiamo il circuito C. Quanto vale la circuitazione di B? Su questo quadrato.
Allora, applicando la legge di Ampere, sostanzialmente questa circuitazione è uguale alla sommatoria della costante mu zero per le intensità che scorrono in ciascun cavo. Quindi sommatoria N, IN. Però in realtà, siccome le intensità sono tutte uguali, questa sommatoria diventa uguale a 9 volte mu zero per l'intensità. Quindi l'intensità è l'intensità, abbiamo detto che è 0,1 ampere. La moltiplichiamo per 9, quindi abbiamo 0,9, la moltiplichiamo per mu 0 che è 2 pi greco per 10 alla meno 7, o se vogliamo approssimativamente 10 alla meno 6, e otteniamo il risultato. Domanda, stiamo ancora su questo. Posso usare questo per esempio per calcolare il campo magnetico in questo punto? No, non lo posso usare perché non c'è nessun tipo di simmetria che mi aiuti qui. Quindi non posso sapere se il campo magnetico qui è diretto così, così, e poi soprattutto il campo magnetico qui probabile non abbia lo stesso valore del campo magnetico qui. Quindi non ho nessun criterio. Lo posso fare in una situazione in cui io immagino che i miei cavi siano densamente distribuiti, diciamo li metto a 1 mm l'uno dall'altro, tanti cavi, a formare tutta una regione circolare, scusate, ho messo molto male l'origine, il baricentro, comunque immaginate che l'origine sia il baricentro di questo cerchio, quindi praticamente ho una regione circolare, facciamo che il raggio di questa regione circolare siano 3 metri, io ogni millimetro ho un cavo, quindi sono tantissimi cavi praticamente aderenti uno all'altro, la corrente totale che portano questi cavi facciamo che sia 1 ampere. Allora, ad esempio, se io chiedo quant'è il campo magnetico in questo punto, stavolta posso usare la legge di Ampère per calcolarlo, perché? Perché io l'ho disegnata malissimo sta cosa, però se adesso cerchiamo di fare il disegno un pelino meglio, allora questa zona qui, interessata dalla corrente elettrica, stavolta ha simmetria circolare, vale a dire che se io prendo questo cerchio, lo giro, non so, di 20 gradi più in qua, dopo che l'ho girato, la situazione è rimasta assolutamente identica, ho la stessa distribuzione di carica, mi porta corrente, le cose non sono cambiate. Tanto per chiarire il concetto di simmetria, ricordiamoci, allora se io ho che in questo cerchio, per dire, io ho qui una zona molto fitta di cavi, stretti uno all'altro, qui di cavi ce ne sono pochi, qui di cavi ce ne sono pochi, qui ho di nuovo una zona dove i cavi sono compatti uno sull'altro, questo non è simmetrico, cioè se io questo lo ruoto in questa direzione, io vedrò che sostanzialmente la zona con i cavi compatti si è spostata in qua, l'altra zona si è spostata in qua e qui è la zona con cavi rarefatti. Quindi se io voglio misurare il campo magnetico qui, diciamo che il campo magnetico per esempio era diretto in qua, c'era una certa intensità, però vedete che vicino a lui c'è tutta una zona con pochi cavi. Se adesso lo misuro, stesso disco, scusate, facciamo una bella rotazione adesso più di questa che ho fatto. Quindi avevo una situazione in cui questa è la scena, le zone con i cavi compatti, e stavolta si affacciano al punto dove sto misurando il campo magnetico, sarà diventato più intenso sicuramente. Quindi ci sta che qui e qui dove sono affacciato il campo abbia dei valori diversi. Quindi qui il ragionamento sulla simmetria non lo posso fare. Invece nel caso di un oggetto come questo, se io lo ruoto, la situazione è rimasta assolutamente quella perché i cavi sono distribuiti nello stesso modo dappertutto.